Siamo arrivati al 30 giugno, l'ultimo degli appuntamenti per il 120° anniversario della Costituzione della Camera del Lavoro. Oggi la presentazione di un libro importante, Il sindacato nella città ferita, storia della Camera del Lavoro di Genova negli anni 60 e 70. Il libro naturalmente parla della storia della Camera del Lavoro degli anni 60 fino agli anni 80, partendo da due episodi cruciali, lo sciopero del 30 giugno del 1960, e non a caso infatti siamo qua oggi, e l'assassinio di Guido Rossa avvenuto nel gennaio del 1979. Tra le vicende emblematiche di quegli anni, la rivoluzione del lavoro portuale, le chiusure, anche le lotte, la pettinatura Biella, quali sono le principali vertenze che possiamo ricordare oggi? Furono 20 anni molto intensi, 20 anni dove ci fu il crollo di un sistema di medie aziende che erano importanti per il tessuto industriale della nostra città, e ci fu la conferma in quegli anni lì del progressivo abbandono delle partecipazioni statali, di una progressiva riduzione delle partecipazioni statali. Il dato è che furono anche anni di promesse. Si pensava a una riqualificazione del tessuto produttivo della nostra città, cosa che purtroppo con un po' di anni di distanza dobbiamo verificare che non è successo. In questi anni siamo andati avanti solamente tappando dei buchi che di volta in volta si creavano su aziende che chiudevano e riduzioni di personale, senza mai vedere una prospettiva concreta. Sulla portualità la storia è ancora un'altra, veniva a finire in quegli anni, ma poi per la verità anche nel decennio successivo, dopo il 1980, un sistema che era fondato su un duopolio, quello del Consorzio Autonomo del Porto e della Compagnia Unica, che aveva il monopolio per quanto riguarda la manodopera, e si iniziava a vedere i primi cambiamenti che portarono a quello che è il porto poi di oggi.